Io direi che sta per iniziare il vlog di questo nuovo viaggio. Benvenuti sul canale di My Matematica. Prima di partire lasciate un like, iscrivetevi al canale e guardate un po' quanta gente. Oh, salutate! Mamma mia, quante ne vedremo! Beh, come vedete ragazzi, siamo arrivati anche questa volta al porto. Tutti i ragazzi sono in fila e pronti per essere imbarcati. Con non poche difficoltà abbiamo dato le chiavi d'imbarco, le carte d'imbarco ai ragazzi. Io la voce non ce l'ho, come state notando, e quindi come vedete c'è la nave alle mie spalle, stiamo facendo la fila e siamo pronti ad iniziare questo viaggio insieme, quindi preparatevi. Come avete visto, stiamo per imbarcarci, come al solito, sempre gli ultimi, e noi docenti ovviamente entriamo per ultimi perché i ragazzi sono voluti entrare subito per andare a vedere le cabine, ma adesso li andiamo a controllare. Niente, niente, non c'è il tempo di sistemare le cose, perché mentre uno sta qui a fare il vlog per la Sicilia, che succede? Incontri un sacco di ragazzi. Di che scuola siete? Siciliani. Giovanni. Che grandi ragazzi, dove mi avete visto? TikTok ovviamente. Che grandi. Aspetta, lasci un attimo qua, scusa professore, grazie mille, batti 5 a tutti quanti. Grande. Ragazzi, ci vediamo sulla nave intanto. Io adesso a sistemare le cose e vado a fare un giro sulle cabine a vedere come stanno i miei alunni. Ok? Ciao ragazzi, scusi prof, la ringrazio tantissimo. Benissimo. Faccio il vlog, quando poi lo monto lo carico su YouTube. Qualche spezzone lo metto su TikTok. Su YouTube. Sempre mai matematica, uguale, stesso modo. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Questi sono i corridoi infiniti di questo nuovo viaggio. Chissà se anche qua ci perderemo 1,5 miliardi di volte. Ora sono arrivato in camera, ho controllato che tutto fosse a posto, ma non era proprio tutto a posto in verità. E faccio un salto in reception e poi un giro veloce a controllare tutti gli studenti. Nel frattempo ho conosciuto un po' di ragazzi nuovi della Sicilia qui a bordo che stanno per tornare a casa loro. Dietro con i miei colleghi, eccoli qua, fantastici, carichissimi. Mamma mia, ho qua un gruppo che spacca. Siamo pronti a farci una foto, quindi ci facciamo una foto e poi torno da voi. TikTok. Salutate tutti quanti! Di dove siete voi? Di dove Sicilia. Siete? Sicilia! Madonna mia, che spettacolo! Ovunque siamo arrivati, qua, ovunque! Dopo aver fatto qualche foto con ragazzi di altre classi e di altre scuole, soprattutto della Sicilia, è stato bellissimo incontrarli, ora siamo pronti per andare a cena. Questa voce non ciao, si prof. Può sentire. Wow! Ma ciao! Ciao! Allora, ciao prof, oh, me lo avete salutato qua, sto facendo un vlog. Bello prof. Mamma mia. Lo pubblica, vero prof? Sì, quando... Andate in vacanza in Sicilia? Sì, siamo andati in Sicilia. Fate e tutta poi... la Sicilia. Sì, bellissimo, e poi bellissimo. Quando torniamo carico il video su YouTube, al mio canale. Ciao, ciao. Ciao. Prof. Che succede? Iasin si è perso una coppia di birra. Si è perso una coppia? No, e bene. Domanda, visto che tu prendi sempre. Che famo mo che se ce ne siamo persi una coppia di biglietti? Ah, io non me la so persa, non sono stato io, quindi. Quindi Yasin non c'ha la coppia di biglietti per mangiare. C'era la bustina dentro sì. Io la tessera. Lui dice che dentro c'era. Lui ha preso solo queste, ma se stanno là dentro la tessera che hai preso te, cioè hai avuto tutto il tempo dentro. Vado a risolvere questo problema. Inizia questo secondo giorno, siamo pronti a sbarcare, sono le 7 di mattina, la colazione l'abbiamo fatta e siamo pronti a sbarcare per iniziare questo tour di Palermo. Abbiamo preso l'autobus e siamo arrivati a Piazza dell'Indipendenza. Come vedete tutto il parco alle mie spalle. Ci siamo fermati al bar qui dietro per far mangiare tutti i ragazzi, chi avesse ancora fame, chi non avesse magari fatto la colazione perché era molto presto questa mattina. E adesso stiamo aspettando la guida che dovrebbe arrivare tra qualche minuto e iniziamo ovviamente il tour di Palermo. Abbiamo incontrato la nostra guida,
e sta per iniziare il nostro tour. Ci porteranno per prima cosa verso, ecco, guarda che infiltrati, niente, e poi far vlog che te si infiltrano dietro, guarda quello se stava ammazzato, se stava, non si può vedere sta roba. Comunque ci portano a vedere quindi il centro storico, vediamo di registrare sempre qualche clip con la speranza non succeda niente. Braccia tagliate indicano mancanza di forza, mentre le braccia conserte indicano sottomissione. Questo diciamo è l'arco che ci permette di entrare nel centro storico di Palermo. No, però sta cosa me la devi spiegare un attimo, che è successo? Quindi dissing tra quello della reception e quello della reception e Federico. Che è successo? Spiegateci un attimo. Allora, io sto a camminare con loro. Aspetta, dai, diccelo, che è qua. A un certo punto arriva questo, mi fa... No, che aveva detto? Ah, sì. Dove dovete andare? In camera o al bar? E io dico, danno a camera. No, chi era che parla? Rinaldi ha detto, che dovevo andare in camera. E quindi? E poi va sbroccato. E no, e poi dice, guarda, se vi vedo in giro... Non mi vuoi più vedere in giro. E allora io gli ho detto, guarda, a me mi rivedi sicuro in giro, eh. A me mi ci trovi. Vabbè, dopo mi fa, guarda, a me non devi fare lo spiritoso, eh. Allora, mi guardo, mi metto a ridere, perché mi stava male, mi stava irritato io. E quello... mi fa, guarda, io già ho quadrato, già, eh. Ah sì, eh? L'ora dopo riesco per fargli la buonanotte. Mi vede, buonanotte. Apro la porta. E quello che ti ha fatto? E quello mi ha guardato male. Ciao Giorgia. Ciao Delia. Ciao. Ciao. Ciao tu. Ah, ciao. Si ricorda il nome, però? Sofia. Me lo ricordo che ti chiami Sofia. Mi ci ha voluto un anno intero per impararlo, però. Mi distingue Giorgio e Sofia. Mi avete confuso un sacco, mi avete confuso. Stiamo passeggiando per la via centrale di Palermo, che è un po' tipo la nostra via del Corso a Roma, se posso permettermi, con piena di locali, monumenti, chiese, veramente, insomma, una via lunghissima, uno ci potrebbe stare veramente le ore prima di percorrerla tutta. In fondo si vede il mare. Logo. Graffen al pistacchio, assaggiamo, taste test e vediamo che roba. A me il pistacchio piace da morire, è bella. Yeah. 800 miliardi di calorie, ma vai. Abbiamo avuto un momentino in cui... ti sei insinuata, attenzione! Tutte e tre! Tutte e tre passe! Come? No, vabbè, non così tanto. Che dici? Siete perse per un'ora. Ma che no, perse? Erano rimaste ammagliate da Mr. Dick, no, questo la taglio. Il pranzetto ce lo siamo fatti, ora stiamo ritornando al punto di raccolta perché abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di andare un pochino in giro per mangiare, ovviamente senza scapicollarsi da nessuna parte. Stiamo andando a riprenderli per continuare la visita. Allora, aspetta, è successo qualcosa d'assurdo. È successo. Che è successo? Allora, stavo io, non so niente, quindi. Arriva un drogato. In che senso? Un drogato, uno che si buca. Cioè, okay. C'hai i buchi qua, il tatuaggio del Milan, la cicatrice dietro al collo. Ma lui è qua tipo sarà stato così. Ma quello è il capo che ci ha servito a noi. Era uguale, c'è il tatuaggio del Milan. Sì, la cicatrice qua dietro a lui. È pure a voi. Ma noi ci ha servito ai ristoranti, mica parte. Seconda C e terza L si sono scandalizzate. Insomma, che è successo quindi? Che è successo? Vabbè, ma che se c'avevo il speech ho detto che no, col portafoglio in mano mi fa vedere, te faccio vedere. Davvero? Sì. No. E poi ho tirato 50 centesimi. No, ti voleva guardare dentro al portafoglio. No, pure voi ha fatto. No, pure mi ha dato la pasta. Ti ha dato la pasta? No, Laura.
E poi va chiesto. Ma era buono almeno. Sì, prof. Avevi mangiato bene. Però insomma, tipo particolare. Sì, grazie. Poi si dimentica. Devi venire con noi. Prof, devi venire un attimo con noi. Solo in Ohio. Andiamo. Dai, venga con noi. È il professore che penso io? Sì, sì, è quello là, è quello là. Davvero? Sì. È lui, è lui. Oh, ce l'ho a casbrigare, però nel senso senza. Capi anche questo. Questo. No, questo è 1,8, non è leggero. Questi sono degli occhiali che simulano quando sei sotto effetto di alcol. Questo soprattutto è la gradazione 1,8. Ok. Conta che il limite legale è 0,08. Sì. Quindi proprio. Molto forte. Vai. Come ieri sera, però. Ho uguale a ieri sera. Madonna! Quando la mettiamo? È lui. È una volta che è bello duro. Esatto. E che ora il cane è morto. Eccolo, eccolo, eccolo. Ma che cazzo. Ammassa di sé. Vive spazio. Mi do la Vespa. Una alla volta. Abbiamo. Ha sbagliato lato. Prof, è là, è là, guardi il lato. L'ha aperto 4 volte. Sì. Sì. Prova di guardare. Che guardo. Non è vero un cazzo. Che si prepara prima dell'inizio. Sì, sì, io lo vedo. Esatto. Però niente, io sono, mi sono allenato qua, non si va avanti. Stasera non si va. Eccolo! Vai, la volta! Che mi uscivano le mani. Cosa stai imparando, prof, piano piano? Pensi ai logaritmi. Cosa stai imparando? Allora, come si è sforzato? Poi che è un sotto. Se deve scopando sulla LSD, questo deve. Questo faccio abbiamo. Io. Sì, grazie. Ce l'ha aperto qui. Arriva il bro che ti dà la mano. Se scusa, mi era dalla mano. Mamma. Mamma, mamma, è bellissimo. Delicatissimo. Oh. Olè. Vai veloce, veloce, vai, 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 se no si sboscia. Adesso l'ho sputato tutto, scusate. Vai. Ora lo deve legare, ha fatto il contrario. Che me rappresenta? No, no, no. La mossa del pirato. No! La conosci. Oh, c'è cioè il professore matematico serio, mica uno qualunque. L'ho insegnata il mese scorso, ma che fa, i paghi? No. Perché sto tutto abboccato da una parte? La ricompensa, la ricompensa. Mi devo ricordare che la ricompensa è quella. La ricompensa. Vuol dire che se l'è meritato. Anche il bracciale. Gli darei anche il bracciale. Anche il bracciale. Che bello. Vediamo che faccio. Sì, lo merito il bracciale. Che bello. Grazie. Oh, un applauso me lo potete pure fare. Comunque siamo. Parco archeologico di Selinunte. Avete già visto qualche clip prima? So che c'è vento, ma la guida ci sta spiegando un pochino di cose sui vari tempi di questo posto fantastico. Allora, per colpa dei nostri alunni, che vogliono sempre l'aria condizionata, che è successo alla prof? Sono raffreddata. Maledetti, siete maledetti sempre. Dopo aver mangiato, noi siamo arrivati a Mazzara del Vallo. Andiamo a vedere. Cosa andiamo a vedere? Ce lo ricordi? Scusami. Andiamo a vedere il Satiro e poi facciamo una passeggiata nella Casba, che è l'antico quartiere del centro storico abitato fin dall'epoca araba. Quelli che avete visto sono i vicoletti della Casbah,
veramente un quartiere abbastanza interessante, una zona molto interessante di Mazara, queste viette piene di tutti questi piccoli dettagli che vedete come alle mie spalle là sulle pareti, molto molto bello. Questi giorni sto soffrendo la tosse allergica e mentre stiamo insomma girando qui per Palermo ci siamo fatti insomma un paio d'assaggini, la tosse è passata, signori. Non so se capita anche a voi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Comunque in questa via tanti negozietti e ci stiamo avviando verso questa ultima giornata di gite qui a Palermo. Mi raccomando, iscrivetevi. Ragazzi, allora aspetta un attimo. Ma via, soltanto per te 2,50 euro. Va a vedere. No, quelli rosa, metà quelli rosa, c'ho 2,50 euro. Lei è bella, ragazzi. Va bene lei. Oddio. Ce l'hai il paio da 2 euro? Aspetta. Io. La faccio un paio da 2 euro, c'è sconto romano. I miei alunni stanno contattando, hanno ormai veramente appreso tutto dalle mie lezioni in classe, quindi noi anziché fare matematica impariamo l'arte della contrattazione, perché ovviamente se non ci fanno lo sconto di 50 centesimi noi non siamo contenti. No, no, spiega, mettete l'occhialetto. Ma che credi che me l'ha fatta a 3,50 e me l'ha fatta a 2? A me quelli me l'ha fatta a 150. Ma tu l'ha pagato 2? Ah, e a Marco se non ti ho pagato? No, a Marco prezzo pieno. Ah, prof, a me quelli bianchi ma a mezzi a 150 euro. Quelli bianchi ma a mezzi a 150. E tu che gli hai detto? Beh, mi ha preso così e mi ha fatto lo sconto. Ah, sì? 3 euro. 3 euro. Cioè, lo sconto di 3 euro, poi mi ripia un'altra volta così. Dai, faccio lo sconto. 5 euro. No, non va bene, non va bene. E tu che gli hai detto, però? Si attaccava al cazzo. Questo è quello delle penne. Allora, poi devi dire una cosa. A parte, allora, però devi dire la sincera. C'è qualcosa, cioè, non è possibile, perché è la sesta volta diretta. Che ti riesco, la sesta settima. Non ce ne abbiamo dati i soldi, manco ce ne ha delle penne. Forza Napoli, no, questo va tagliato, questo si taglia, questo si taglia. No, come Forza Roma, come è? Forza Roma, Magica Roma, dai a Roma, dai a Roma. Oh, qualcuno si è infilato nel vlog, succede sempre questa alla fine dei nostri vlog qua, attenzione, mamma mia. Ragazzi, come andata? Bene. Cosa avete fatto oggi? Siamo sdraiati su scogli. Bella. Vi siete spiaggiate sulle scogli? Sì, sulle scogli. Sì, perché sono caldo. Ciao. Guarda quanti che siete. Per lei, prof. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo. Pure te. Madonna! Ma quanto sono bravi i miei alunni? Quanto sono bravi? 200. 200 sono bravi. Da 1 a 100 quanto sono bravi? 1000. 1000. Preside, quanto sono bravi? Il preside 200.000. 600.000 preside. Annaggia. Che aspettate l'autobus? Sì. Guarda, faccia che ho fatto Delia. No. Delia, protagonista principale. Ma riprende Rosario. No. Rosario. Chi è Rosario? Avrò fumanzera, tu sono belli, mio fratello. Senti, a quanto le vendi queste rose? A quanto le vendi queste rose? Avrò sul blog questo. Lo sa già quello che deve fare. Lo sa già che deve fare. Di no, Cezzo! Che fa scermasso, prof! Oh!
Andrea, siamo nel vlog, attenzione. Ha detto stavamo in mezzo alla strada e Perella gli faccio, Perella fa volare il drone. Perella fa, no, qua mi fanno la multa, faccio volare a nave. No. Come è stato questo viaggio in questi ultimi giorni? È stato emozionante. Tu hai visto quegli alunni che hanno contrattato col Bangladino? Sì. Pure a te voleva vendere le penne? Un 5-6. E tu che gli hai detto? Patrizia, questi ragazzi come li vedi? Sono fantastici. Mi ha regalato pure la rosa, gli avevo regalato. Grande. Comprata, quindi che gli voglio dire? Erano fantastici prima di partire. Qua abbiamo delle cose importantissime da dire, una cosa molto 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 importante. Buongiorno ragazzi, oggi studiamo ai Tiger Boglio. Allora, Michael, cosa ti dici? Che ti stai dicendo? Lo scherzo, allora per fare la foto, Andrea passati, dovete cacciare i soldi per farsi la foto col prof, famosissimo TikTok, e qui c'è sta la fila, addirittura butta fuori. La situazione sta letteralmente sfuggendo di mano. Ma non glielo per le scatole. Ah. Oddio, guarda prof quanto è bella. Dai. Certo, è che innocenza ci stava meglio. Eccoli, sono tornati. Si è passata là, ragazzi. Vedi, controlla se c'è qualcosa. Ema. Oh, controlla se c'è qualcosa come allo stadio. Allora, qui dei bambini hanno chiesto di fare l'intervista al grande professore di Innocenzo. Allora, prima domanda. Prima domanda. Lui mi ha chiesto il perché sto sulla nave. Sto con i miei alunni della mia scuola, abbiamo fatto il viaggio in Sicilia e adesso stiamo andando a Roma. Prima domanda, andata. Ho risposto bene, ho risposto, dai. Vai. 8x8 diviso 2. No, dai, non faccia così, fa mente. Allora, 8x8 diviso 2, ah, sì, lo conto. Come fare 8x4 che fa questo? Ok. È andata. Guarda, sei salvato! Chiarigli la cosa più difficile che sai. Tanto te le fa mente. Che squadra di film? È Roma. E Napo! È sano! Chi è il più maranza invece? Dicono che sei il più intelligente, di che squadra sei? Aspetta. Ah, che bello, che è vero. Allora, aspetta, no. Se Gabriele c'ha quell'occhialetto, lo voglio pure io, occhialetto. Perché così non c'è. No, questo è rosso. Quello rosa. Dove sta quello rosa? Quello rosa non c'è, sta. No. Ma hanno detto che tu sei proprio il più forte. Ti farei tre domande e poi gli facciamo aspettativa verso la realtà. Cioè lui mi dirà quanto pensa di aver preso e io gli dirò il voto che secondo me è giusto mettere. Vai! Allora aspetta, fammi un attimo capire perché tu fai la prima media. Una domanda. Prima domanda. Abbiamo due insieme. Seconda domanda, passiamo alle proprietà delle potenze. Cambiamo argomento, mi sono annoiato a cambiare le potenze. Io ti do una frazione, tu me la devi ridurre ai minimi termini. Ok? Allora, aspettativa. Secondo te quanto hai preso? A beh. Io gli abbasserei. Ma pure in due gli sta bene. 8,5. Perché non 10? No, le potenze. Le potenze erano un po', dici. Però, allora, guarda. È trucido. Allora, guarda, non mi dispiace quello che ha detto lui. Ci sei quasi. Io metterei
meno 3 meno. No, ha sbiancato. Ha sbiancato. No, devo dire, guarda, vai, sei per incoraggiare. Allora, io faccio i complimenti a te. Io andrei su un 8 più. No, bravo. Quindi a metà, dai. Ultimo giorno, siamo in visita a Napoli, stiamo per arrivare a Piazza del Plebiscito, poi ci fermeremo a fare insomma un po' di rifornimento, una bella colazione. Beh, in questa pausa non potevo non fermarmi qua in questo posto molto molto conosciuto, Dolcetto a Pistacchio, che tra l'altro è anche il mio preferito. Stiamo facendo una bella salita in questa vietta. Come si chiama sta vietta? Scusate. Bella salita. Allora. Molto figo. Beh, in questo vlog non potevo non portarvi qua. Che cosa leggete lassù? Con mollico senza. Siamo da Donato e vediamo di farci fare un panino veramente, veramente eccezionale. Mamma mia, che emozione. Donato, posso fare io? Sì, magari Donato, fai te. Faccio un panino io, te lo faccio al tipo stato. 2, 3, faccio io una bella mousse di pecorino di Amatrice, leggermente piccante, con ricottina di bufala. Ci mettiamo le nostre polpette che facciamo noi con il ragù napoletano. Eccola qua. All'interno trovi pecorino romano, parmigiano reggiano e prezzemolo. Wow. Sono due. Lo andiamo a prendere. Bella provoletta affumicata. Questa è la provola, ti dico è questa. Affumicata, prodotto con latte di vaccino. Wow. Va tutti i giorni fresca fresca. Ce l'appoggiamo sopra la polpettina. Wow, che bello! Lato di sotto, dove c'è la cremina, ci metto la stracciatellina. Per finire, bel tarallo sbriciolato. Voilà, il panino del tripostato. Voilà. Va bene? Me lo dedichi, Donato? Mai matematica, su TikTok e su YouTube. Sei un grande, Donato, grazie mille, grazie. Ho scoperto che qui da Donato si può scendere ad una saletta dove si può mangiare in molta molta tranquillità. Guardate che bello. Insomma, insieme al preside. Beh, una cosa eccezionale. Una cosa, adesso andremo a assaggiare questi panini bestiali, ma è assurdo che si è emozionati per entrare in una salumeria nel 2023. È una cosa assurda. Comunque Donato, personaggio grandissimo. Il tempio del gusto con le mozzarelline di Vicky Wentz. Vicky Wentz. Panino triplo strato. Wow. Allora signori, c'è tutto, c'è la quantità, sarà mezzo chilo di panino, mezzo chilo di roba, l'onestà del prezzo, che prezzo veramente onestissimo per tutto quello che ci ha messo e per la qualità, nemmeno 10 euro, 9,50 euro, stracciatella da paura, guardate che roba. Mamma mia. Tutto sporco, questo è proprio food porn. E niente. E niente, si è messo protagonista. Oh, tutti i protagonisti, tutti che si infiltrano in questi vlog. Guarda come guarda. Vediamo un po'. Siamo
stiamo visitando il Maschio Angioino qui a Napoli, un posto veramente monumentale con un raccordo tra storia e leggenda veramente assurdo. Guardate che posti. Ciao ragazzi, finisce qui il vlog di questo bellissimo viaggio in Sicilia, dove mi sono veramente ammazzato dalle risate con i miei super studenti. I miei alunni sono veramente qualcosa di eccezionale. Spero di poterne fare altri di questi video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne volete altri. Fatemi sapere se voi avete fatto viaggi con la vostra scuola. L'esperienza è stata veramente, veramente bella, anche se molto faticosa. Con questo vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!